Grazie, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno. So che vi piacciono tantissimo, quindi mi raccomando lasciate un bel like se ne volete tanti altri, perché ovviamente io mangio tutti i giorni, non so voi, ma io mangio tutti i giorni, quindi vi posso fare tanti video Cosa mangio in un giorno. Sono molto belli perché, come dico sempre, vi posso dare tanti spunti. Poi ovviamente vi regolate voi sulle dosi, sulle quantità, magari chi piace mangiare la pasta a pranzo, chi il riso, chi non gli piace una cosa, gli piace un'altra, regolatevi voi. Quindi vi voglio dare soltanto degli spunti per le ricette, sale, leggere, fit, sì, Carlita style. Quindi tanti like per video Cosa mangio in un giorno. Faccio 6 pasti al giorno: colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena e prenanna. Iniziamo subito e mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale YouTube, che è il mio secondo canale YouTube. Cliccate anche sulla campanella, quindi non solo sul tasto iscriviti ma anche sulla campanella che trovate proprio qua sotto al video. Cliccate adesso sulla campanella così attivate le notifiche dei video. In questo modo siete sicuri di non perdervi neanche un video, perché faccio tanti video ogni settimana. Mua! Ciao! Per colazione mi sono preparata questo fantastico tortino, che guardate, ci doveva essere un pancake ma è venuto fuori un tortino fantastico con latte di riso, con caffè, che adesso vado a inzuppare. Comunque vi devo troppo fare una nuova video ricetta, perché mi sono comprata un padellino troppo figo che mi fa dei tortini fantastici. Casomai nei prossimi giorni, tipo tra 2-3 giorni, vi carico il video di questo tortino perché è bellissimo. Sopra ci ho messo la marmellata di fragole, i lamponi, oh my god, top. Ho tagliato una fetta, guardate che meraviglia di sofficiosità. Oddio, è una torta, è super soffice. Vabbè, c'è vapore perché è caldo. Madonna. Come spuntino oggi ho preparato quello che di solito vedete come colazione, ovvero gli albumi ricoperti da burro d'arachidi, che poiché era poco ho aggiunto anche un po' di cioccolato fondente al 90%. Come fonti di grassi di solito mangio questi qua, burro d'arachidi e cioccolato fondente negli spuntini. È buonissimo, vero mamma? Sì! Una bella spremuta d'arancia che ho messo qua dentro, troppo figa questa bottiglia, l'ho cifilata con un po' di truvia. Buonissimo. Per pranzo ho preparato un bellissimo piatto di ispirazione giapponese, con sotto c'è tantissimo riso basmati, buonissimo, e sopra ci sono un mix di verdurine tipo zucchine, carote, verza, varie verdurine con il pollo, e poi qua ci sono anche dei broccoli. E come spezie ho messo un po' di paprika, un po' di curry, un po' di sesamo, ed è buonissimo. E se vi piace anche la salsa di soia e tabasco, è troppo una montagna. Buon appetito! Qua c'è anche la Nancy che si mette il limone, dove? Dappertutto. Dappertutto, la patita del limone. Comunque è buono sto piatto, eh? Dopo la palestra ci vuole. Merenda con questa ciambella, che è buonissima fatta in casa. Con polpa di frutta, prima invece ci sono le gocce di cioccolata, poi casomai se volete il video ve lo faccio, e dentro c'è questa polpa di frutta che a me piace tantissimo, che è tutta frutta, tipo marmellata, è buonissima, ed è frutti di bosco, mi piace molto l'accoppiata frutti di bosco e cioccolata. Fatemi sapere se volete il video della ciambella, eccola qua che è buonissima ragazze. E vicino berrò un bicchiere di latte di riso. Yummy! Con maccheroni ho preparato, sono delle pennette troppo invitanti con crema di cavolo e salmone. Madonna, solo io le faccio queste cose qua. Ho messo un altro po' di crema di cavolo, un altro po' di salmone, tantissimo salmone con varie spezie, e qua anche un altro piatto con altro salmone perché tantissime proteine, e la verza, yummy. Poi sopra possiamo mettere un po' di salsa di soia, un po' di tabasco. E poi ho messo l'olio a crudo, buonissimo, pasta ovviamente integrale. Vieni! Ho preparato anche il mio
mio pre-workout. Aspettate che lo metto qua a favore di luce che si vede meglio. Ecco, praticamente la mia camomilla, yogurt greco con un po' di cacao e un po' di scaglie di cacao, e 20 grammi di cioccolato fondente, che ho fatto la cattiva, non è quello al 90%, ma è questo a 70% extra fondente con scorzetto di limone. Dai, ci sta. Buonanotte. Fermi tutti, credo di aver detto pre-workout, sono quasi convinta di aver detto pre-workout, perché sono fusa. Ma ovviamente il pre-nanna, perché devo andare a dormire. Ciao, sono fusa. Questo è tutto ragazze, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video What I eat in a day, l'ho detto anche in inglese, wow, sono proprio poliglotta, lasciatemi un bel like, spero tanto che vi sia piaciuto e che possiate riprodurre le mie ricette. Se le fate, fate tante foto e taggatemi su Instagram. Ciao.